Grazie Francesca dell'invito. Sono arrivata proprio gli ultimi giorni e mi ha lo stesso recuperato questo piccolo spazio. Allora, sono un'imprenditrice milanese, un'azienda di 70 donne nel campo dell'outsourcing dei servizi bancari e assicurativi. Verso l'età della pensione mi chiedo: ma cosa farò da grande con mio marito, che è un revisore contabile? Decidiamo, volevo farvi vedere una canzone di Michael Jackson dove denuncia, l'ultima sua canzone, denuncia tutte le schifezze, scusate il termine, che purtroppo ci sono nel mondo. E lì decidiamo di non andare a fare pensionati alle Seychelles a prendere il sole, ma abbiamo preso 657 ettari di terra a 30 km da Firenze. E lì ci sono 8 case coloniche, una villa medicea. E lì è arrivato il progetto, proprio è stato un sogno, quello di poter lasciare alle generazioni future un luogo dove poter vivere il ben vivere. E lì così si può veramente cercare di decidere di cambiare stile di vita. Si può cambiare stile di vita. Noi abbiamo messo a disposizione, stiamo vendendo tutto quello che abbiamo realizzato nella vita, per comprare questo luogo, si parla di milioni di euro, però vediamo di vendere le case, ormai sono già andate via tutte, solo col passaparola, perché il costo è stato veramente molto minimo. E lì così cosa faremo? Abbiamo messo nel centro l'uomo e ci siamo chiesti: cos'è il ben vivere per l'essere umano? Nelle città beviamo diossina, respiriamo polveri sottili, mangiamo chimica, non ci sono più relazioni. No, basta, abbiamo detto adesso basta, basta parole, basta niente, tutto quello che si continua solo a raccontare. Un luogo fisico esiste a San Cresci di Borgo San Lorenzo, 30 km a nord di Firenze. Allora, dove sei Roberto? Sono qua. Due minuti lo devo dire però. Allora, nel centro l'uomo, cos'è il ben vivere per l'essere umano? Prendiamo la nascita. Hanno fatto sì, il sistema ha fatto sì che anche la nascita è diventata una malattia. Partoriamo tutti quanti negli ospedali. Scusate, non ho più il fiato. Allora, la nascita è sempre stata invece una cosa più naturale di questa terra, si partorisce in casa. Allora lì avremo la casa della nascita naturale. Attenzione a tutto quello che vi dico, ci saranno dei grandi professionisti che verranno a lavorare. Allora, scusate, non c'è il fiato. Troppo veloce questa cosa. Allora, mamma mia. Allora, scuole all'avanguardia. Avremo dei metodi, il Quantum Speed Reading è un metodo giapponese meraviglioso, vi dicono andarlo a vedere su internet. Qui c'è la Floriana Laffagliano che è andata in Giappone a studiare questo metodo, stupendo. Parla proprio del pensiero che va nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro in modo equilibrato e vengono fuori dei geni, perché siamo tutti geni, l'essere umano è geniale. Non è vero che non siamo geni. Scuole. Salute, avremo la casa della nostra salute naturale. Tutti faremo appunto medicine alternative, con le terme, perché abbiamo anche una sorgente di acqua sulfurea. Berremo la nostra acqua, niente bottigliette di plastica, ormai ci hanno condizionati con sta cavolo di bottiglietta. Sorgenti, abbiamo 20 sorgenti, una di acqua sulfurea. Mangeremo il nostro cibo, non quello che ci propinano nei supermercati con la chimica. Faremo coltivazioni in biodinamica e tante sperimentazioni di agricoltura naturale. Avremo la nostra energia, con 500 ettari di bosco faremo la nostra energia, che è un pirolisi. Cercheremo proprio di essere autosufficienti. Faremo la trasformazione di tutto quello che si coltiva. Abbiamo il marchio dell'Università di Firenze e l'Università di Pisa che studia insieme a noi quello che lì si coltiva. E alla fine della vita avremo la casa della migliore età. Non verremo rottamati in una RSA. Ormai ai nostri figli cosa dicono quando siamo anziani? Rottamiamolo in una RSA. Scusate, dopo che ci siamo fatti un mazzo così, cosa fanno? Un bel calcio e noi via dalle nostre cose, via dalla nostra casa, via dai nostri parenti, altro che Alzheimer e tutto quello che ne consegue. No, noi avremo la casa della migliore età perché saremo considerati archivi storici di saggezza e saremo veramente rispettati e saremo amati perché siamo archivi storici di saggezza a quell'età. Ecco, e voglio dire anche l'ultima, quando poi saremo col corpo che forse trapasserà, ci raccontano che esiste la morte, non lo so se è vero, a me non è successo ancora, perciò io voglio credere che vivo in eterno,
perché siamo esseri eterni, però se dovesse succedere, non si sa mai, però non essere messi dentro queste bare, che è soltanto un grande business, ma essere invece riposti, come succede già in Inghilterra e in Germania, in modo fetale, come siamo nati, dentro un contenitore che è un bellissimo sacco bianco, che è biodegradabile. Viene fatta, scavata una fossa nella terra, deposti con un grande rito, non con una ruspa che fa un buco, ti butta dentro e via dicendo, e poi ricoperti di terra con una bella pianta sopra, così c'è subito il riciclo della vita, perché siamo eterni. Questo è il progetto San Cresci. E io devo ringraziare di questo progetto, che è stato un sogno, che adesso è diventato realtà, ed è per le generazioni future. Noi siamo dei pionieri che abbiamo deciso, 400 persone che vengono lì a vivere, di dare un messaggio alle nuove generazioni. Torniamo a recuperare il mondo rurale, perché altrimenti ci crolla addosso. Qui nelle città siamo dei topi, ci crolla addosso. Se non si cura la terra, noi siamo nati sul pianeta Terra, perché lo dobbiamo accudire, lo dobbiamo amare. Queste cose io le ho capite. Non dobbiamo scappare dal mondo rurale per venire nelle città. Questa è una pazzia. Guardate, solo un po' d'acqua, le città sono invase. Guardate adesso anche in Costa Azzurra, a Roma, cosa è successo a Milano l'anno scorso. Prendiamo coscienza di questo, non bisogna avere paura di cambiare stile di vita. Noi siamo degli imprenditori, lì ci sarà lavoro e ben vivere, relazioni profonde, quello che oggi manca, non c'è più niente di tutto questo. Io devo ringraziare la mia azienda, i miei manager. 10 anni fa ho fatto fare il corso della risata, tanto per dirvi che azienda è la mia. Sono nati 125 bambini nella mia azienda in 33 anni, ho 60 e passa donne con 125 bambini nati. Adesso va bene, vi saluto. Grazie Roberta. Guardateci sul sito www.sancresci.eu. Grazie a tutti voi di esistere, siamo esseri umani meravigliosi, grazie. Grazie Roberta.